Ma è il contrappasso, eh? È il gender. Il gender, da una parte, dice una cosa banale e giusta. Il genere è un prodotto storico-politico. Sei allevato come donna, sei allevato come uomo. Ti viene insegnato a essere donna, ti viene insegnato. Ogni cultura differenzia. Ma chi lo può negare? Ma chi lo può negare? Se diamo prima le bambole e poi le spade a una bambina e un bambino, il risultato è uguale. Se invece diamo alla bambina solo le bambole e al bambino solo le spade, verranno fuori certe cose. Beh, ma la teoria del genere va molto oltre e sostiene che anche l'elemento biologico è irrilevante. Non soltanto che l'elemento culturale vuol dire la psiche è plasmabile in modo totale, che è assolutamente vero. La psiche è plasmabile, la costruzione del carattere è plasmabile, è fatta, è prodotta, e dunque è un effetto di potere e quindi può essere, come è prodotta, può essere decostruita. Per carità, puoi pensare alle amazzoni, puoi pensare a uomini inermi e a donne armate, per carità, benissimo. Passo ulteriore è, in realtà, questa plasmabilità investe le singole individualità. Ciascuno di noi è tanto uomo quanto donna, tanto maschio quanto femmina, può essere l'una cosa o l'altra a proprio piacere, può esserlo in successione cronologica, può esserlo contemporaneamente. Oggi mi sento donna, oggi mi sento uomo, perché sono fluido, perché la fissità è male, bene è la fluidità, la metamorfosi, non la forma. Voi direte, cosa c'è di male? Ma niente, non c'è niente di male, è semplicemente la fine della soggettività. Non c'è niente di male. Come ultimo esito di un paradigma economico, politico, ideologico fondato, a suo dire, sul trionfo della soggettività. Il trionfo della soggettività è anche la fine della soggettività. Ma essere fluidi vuol dire che io mi rivolgo a lei dicendo loro, anzi, perché lei lo pretende. Nell'Accademia statunitense. Ci sono i siti dei professori come il nostro, no? E c'è scritto gender, due punti. E poi quello che vuoi, masculine, feminine, fluid. Quando trovi scritto gender fluid, e poi sotto c'è scritto he barra she barra they, dà per scontato che la soggettività sia infinitamente modificabile. A me interessa far vedere che A, esiste l'ideologia neoliberista, B, continua ad esistere anche in tutte le forme di contestazione del mainstream. C, in questo caso, la soggettività diventa qualcosa armata contro il mainstream, ma al prezzo di moltiplicarsi, fluidificarsi indefinitamente. Allora, le femministe davanti al gender, molte, si incattiviscono perché dicono: qui hai trasformato una battaglia politica determinata, cioè maschi contro femmine, donne sottomesse contro maschi patriarcali prevaricatori, in un gioco narcisistico in cui la libertà consiste nel travestirsi fisicamente o psichicamente, come si vuole, e nell'essere contenti di questo. E allora sei dentro il neoliberismo, il quale gioca su questo, cioè sulla infinita fluidità del reale. Io, come capitalista, posso fare qualunque cosa, nulla mi resiste. E io, da bravo suddito del capitalismo, ci credo e faccio di me stesso qualunque cosa. E la chiamo libertà. Ma va bene, non,
non tocchi mai, ecco, non tocchi mai una questione strategica. Ti interessa soltanto la tua individualità, che puoi gestire come donna armata, uomo armato, oppure come essere umano fluido, ma certamente non fare un passo oltre quello. Attraverso queste cose si tocca qualcosa di strutturale? In alcuni casi sì, in altri no. Quando vai attorno alla questione della razza, qualche cosa di strutturale la tocchi. Per gli Stati Uniti, cioè quella è davvero una faglia che esistendo ha dato una forma specifica a quella società. Non è un capriccio tirare in superficie, far emergere la linea del colore, non è un capriccio. Qualche cosa di strutturale è il dominio patriarcale sulla donna? Sì. Cioè, forma una società, sì, dà forma. L'autopercezione è strutturale? Boh, non lo so. Cioè, nella misura in cui c'è una violenza sulla persona, ti impedisco di autopercepirti in questo modo, c'è un elemento di strutturale, certamente. Ma che l'assenza di questa violenza interpretativa abbia una funzione strutturale mi sembra molto discutibile. In ogni caso, non mi interessa entrare nel merito, noi non parliamo del merito. Io voglio far vedere come Qui in ho modo che detto tutti che ha possano meno valore sentire. perché non aggredisce le strutture dell'economia. Certo, lo dico e non le può aggredire. Dici, ma perché è obbligatorio aggredire? Ma no, non è obbligatorio. Ma ho capito, però uno quando pensa all'ideologia pensa a qualche cosa che dice qualche cosa sulla società nel suo complesso, cioè è un dover essere, non è i miei comodi. Poi i miei comodi vanno benissimo, non c'è nessuna legge che ti vieta di batterti per la tua propria felicità, ma figurati, non è questo il punto. Stiamo parlando di ideologia, non di morale. Non ho detto è male, ho detto non produce effetti politici. Oh, non è offensivo, qualcuno si offende perché uno dice tu non produci effetti politici, ma ancora io li produco. Cioè, l'ideologia è l'idea che tu puoi cambiare il mondo. Non dal tuo punto di vista, perché dopo sei felice perché puoi essere fluido. Beh, no, di più. Lo puoi cambiare di più. Dice, ma a me non mi importa. Benone, non sei obbligato a pensare politicamente. Non sei, fai quel che ti pare. Però posso dirti, guarda, non cambi niente così, se non i tuoi modi di stare al mondo per la tua migliore felicità, ma per carità, auguri. Oppure domani trovi lavoro? Lo trovi come he, come she, come they? O ti licenziano come he, come she, come they? Oh, ci vuole tanto a capirlo a questo punto. Non sto insultando qualcuno, non sto denigrando qualcuno, sto dicendo che questo livello di discorso che pare che sia l'unico consentito, l'unico importante, su cui si scatenano i giornali, costruzione, distruzione. Ho capito, ma guarda un po'. Chiedo scusa, però non Ma sento. certo non Poi a dopo caso, facciamo un ma dibattito molto certo, ampio. però non a caso io non ho mai scritto una parola su questa roba qui. Guarda un po'. Non ho mai. Non ho capito. Allora, io la chiamo quasi ideologia. Perché normalmente se chiediamo a tutti, a 100 persone, dimmi la prima ideologia che ti viene in mente, ti dicono gender. Poi io sono il primo a dire non è un'ideologia. È una quasi ideologia, cioè è abbastanza diffusa. Perde dell'ideologia. Cioè, si muove all'interno di un'altra ideologia e non lo so. Non ho detto che l'altra ideologia si è inventata quelli che vogliono i fluidi. No, i fluidi nascono per i fatti loro. Non è il padrone neoliberista che gli insegna quando devi essere fluido. No, è il fluido che non sa che cosa cavolo fare di se stesso e fa la cosa più facile e dice, ma perché deve essere costretto a fare una cosa più difficile? Ma non deve essere costretto a fare niente. Posso dire che non è Scarto. strutturale? Certo. Oh,
torno a dire, domani ti licenziano o no? Tu sei felice perché puoi essere he, she, they e ti licenziano. Dice, non me ne importa niente, per me è non strutturale. Allora va bene, allora sei diventato una persona che non capisco. Non capisco la centralità della propria collocazione nella società attraverso il lavoro. Io credo che, detto in un altro modo, credo che l'assenza di lavoro, l'incertezza del lavoro, la subordinazione nel lavoro, la subordinazione, siano cose gravissime e strutturali. Dice, ma faresti lo scambio? Lavori forzati contro violenza di genere? Ma no! Ma se dovessi scegliere che cosa fare per primo, beh sì, non fare, fare per primo. Oh, mamma mia, come siete suscettibili su questo punto, che a me sembra infinitamente minore. No, non è minore. Perché sono? Ma no, guardi, nessuno la licenzia perché lei è... Sì. Non ti licenzieranno mai dicendo perché sei nero, perché sei donna, perché sei hishide. No, ti dicono il livello ultimo del sapere e del potere, cioè l'economia.